Eccolo lontano. C'è sensazione che non aspetti più nessuno. Per quanta fretta e distrazione c'è tra la gente, non aspetta più nessuno, eccetto gli artisti, i poeti, i pittori, i musicisti, gli scrittori, ma anche chi ama la fotografia, chi ama e lavora la terra, chi va per mare. C'è da chiedersi a chi può più interessare le stagioni, chi può curarsi del tempo che cambia, con tanti problemi che ognuno sente sulle proprie spalle. Forse solo in estate c'è più attenzione verso un cielo che si vorrebbe fosse sempre sereno, ma d'autunno a chi? Certo, a quelli che trafficano gli esseri umani, uomini, donne e bambini, sfruttati, maltrattati, picchiati, stuprati e spesso uccisi se non muoiono affogati in mare. D'estate il mare con l'onda calma lascia via libera, ma dopo, in autunno, c'è il pericolo di possibile tempesta. Ma questo è piccolo dettaglio. Ciò che importa è partire anche senza meta. Quanti sono quelli scomparsi in mare a dare da mangiare ai pesci? 100, 200, 1000? Ma cosa c'entra? Tanto sarebbero morti di fame o sotto le bombe. C'è una particolarità interessante che a molti sfugge, ed è la luce. La luce dell'autunno ha un grande dono, è il dono di penetrare nella parola, di cercarla, di crearla nei contorni, concedendone la visione, di procedere all'espansione del suo suono e alla disponibilità della sua conoscenza. Possiamo ben dire che è nella luce fioca dell'autunno, nella sua penombra, nella sua misteriosa sfumatura, che la parola si perfeziona, che la parola si impossessa del suo corpo compiuto, che la parola sprigiona la sua potenza. Che cosa accade? Accade soprattutto di notte, di partorire la poesia, di partorire la poesia. Non c'è altra stagione come l'autunno, forse a pari della primavera, ma che comunque dà l'aspetto diverso, che possa illuminare l'ispirazione poetica come l'autunno. Il sole lentamente, sempre più basso, allunga le ombre e raffredda i riposi. Un silenzio si impone dove sulle mura nude spoglie si modellano succinti teoremi, i respiri si inebriano in frescure sfuggendo all'ormai odiata calura. Stanchi della vista prolungata di campi arsi al sole, loro attendono in ansia il finire dell'estate. In questa allegria di consumato risveglio, adornato d'amori declinati e mai compiuti, anche i fantasmi già indossano i vestiti grigi, inzuppati dall'incessante pioggia, se pioggia giunge per un immane deserto che avanza. Anche in autunno, anche l'autunno, c'è chi lo ama e chi lo odia, per tempi a sorprese e finali irruenti. In autunno si ripetono i solchi profondi dell'acqua che scava la terra,
del vento impetuoso che scuote rami e tronchi dormienti. Altro non è che il battito pulsante della natura, spesso accusato cruento quando invece incosciente è l'uomo. È l'uomo a fare scempi a dismisura. Ci sono foglie che anche con a calma di vento, in silenzio, dolcemente, si lasciano andare. Altre, pur se scosse dall'accanito sferzare del vento, sono sempre verdi, con l'idea di una forza di vita perenne. Anch'esse le foglie perenni cadranno, unendosi alla terra che tanto muta e divora. Muta anche il tronco, dal fianco umido in verde di muschio, e le radici, che non impareranno mai di bere tant'acqua ricevuta addosso, come oggi spesso accade. La battigia ha segni di trascorsa tempesta, e da un giorno all'altro tutto torna al silenzio. Le voci di bagnanti al sole hanno lasciato ampi spazi e libertà. Non è desolazione, ma una virtù della natura, anche se ancora distorgono gli echi di quegli ospiti estivi. Settembre non può essere già autunno, se la pelle ancora assopita nel sole porta l'odore del mare. Negli occhi i corpi adagiati anche di notte, in testa il desiderio d'amare i lunghi giorni. Non può dirsi settembre se si accosta alla poesia del suo cielo meravigliosamente bello, meravigliosamente strano. Se si scopre l'aroma incerto che vibra nell'aria, se si ascolta il ticchettio battente della grandine, in apparenza fuori stagione, o di una pioggia da ascoltare e da capire, non è settembre. E le mattine di settembre sono l'invito al cammino verso profumi di una brezza che porta nell'animo calma e pace. Le mattine di settembre sono dolci melodie che non possono sfuggire e non possono scordarsi. Bellissima voce. In pochi sanno che in quella pioggia ci sono note musicali portate giù dal cielo. Per alcuni dall'udito acuto c'è anche l'ascolto del soffio del vento, anche se nell'aria a maniche corte pizzica ancora il sole.
se tutte le foglie godono il nettare della madre pianta, se i bimbi nel cortile giocano ancora l'estate, ma loro, i bimbi, non sanno, non conoscono ancora bene le differenze del tempo. La peste in autunno si riprende lo spazio sospeso anche nella giusta fase, ma non bastano le pause, le reti a maglie larghe, il tempo avverso, no, non bastano. Il frutto è sempre meno in un mare, avaro anche per difesa, un mare sempre più ostile per affluenti d'acque, sempre meno chiare. Si cercano prede nel profondo di una pancia vuota, si usurpano spazi della libertà delle onde, si pesca non guardando avanti, non pensando al deserto che potrà esserci domani, perché cemento su cemento, solo e sempre cemento. Cosa avranno da fare e da dire gli altri domani, in futuro? Cosa avranno da raccontare? Quali poesie potranno scrivere i poeti? E quali storie gli scrittori? Cosa potrà mai ispirare un immenso lago morto al posto del mare? Ancora buio. Al finire d'ottobre, un giovanotto dalla faccia rossa e tanta voglia in testa lasciava in silenzio il suo letto di casa e con un secchio e la canna da pesca saliva in bicicletta verso un molo deserto e quieto. Era come incontrare lì una certezza sconosciuta, una grandezza smisurata, tutta da mare. Era l'incontro con una paziente ebbrezza ancora di terra, il digiuno o la sazietà di una nuova libertà, tutta da scoprire. Prima che il rosso all'orizzonte s'aprisse al mare, partiva una lenza a destinazione ignota, verso un'invisibile altra sponda. Quel lancio era come scrollarsi la tensione di dosso. Era una fuga verso altre mete, la ricerca di una congiunzione col mare, il desiderio di scoprire il richiamo dei suoi segreti nascosti e sentirsi di essere concreto vivente, occupare in tanto illimitato spazio anche lui un posto. Era una lunga attesa di silenzi, di lontane visioni, di case confuse nella foschia, di colori sfocati da un'alba in simbiosi tra cielo e mare, ma tutto magico e meraviglioso. Pelo d'acqua, nell'anfratto creato dall'onda, pescava enormi bavose con una robusta lenza a mano e poco filo. Con l'amico Giuseppe, nei giorni di fillone a scuola, salivano sulle barche ormeggiate della prima banchina del molo e sempre col filo a mano pescavano maccheroni in acqua chiara e bassa, da cui si vedevano anche quando abboccavano. Altre volte pescavano dal muro frangiflutti, dove oggi si estende in lungo e in largo la Lega Navale Italiana, all'epoca assente. All'epoca non esisteva neppure il mulinello. Gli ami, il piombo, il filo si vendevano sfusi, da rasoli, in ferramenta che si trovava all'angolo di via Duomo. Fu lui, proprio Giuseppe, compagno di scuola, che, oltre a fargli conoscere i Beatles, gli contagiò la passione per il mare e per la pesca.
l'amore verso questo immenso dono ancora sconosciuto, misterioso e spesso anche incompreso. Ma lui ricorda anche l'amico Raffaele. Partivano in due all'alba su una bicicletta con tavola di legno imbottita, soprattutto in autunno quando la pesca è più proficua. Ricorda tutta la famiglia e suo padre, amante del mare, a tal punto da preoccuparsi d'ogni crepa che si formava sul braccio di Levante e che cercava di tamponare con ogni cosa. Durante il pomeriggio a casa sua, nell'atmosfera di una bella famiglia unita, si parlava di mare e di pesca. Cominciarono assieme a strambellare la chitarra, ma poi giunse la triste primavera di Praga e tutto il mondo gli sembrò crollare addosso. Ancora oggi le guerre hanno priorità assoluta, mentre restano vuote tante parole di pace. Ancora nei suoi occhi solitarie barche che lasciano il porto, con un saluto alla lanterna ancora accesa. Tornavano all'indomani, in tardo pomeriggio, dopo un'intera notte fuori di casa e fuori dal mondo. Con l'amico respiravano l'odore forte del gasolio e del sale, sotto il ribollire d'acqua di brua di una stiva ricolma di pescato. Il giovanotto ha vinto, ha pagato l'atavico residuo in lui della caccia. Sente placarsi l'ira, spegnersi l'irrefrenabile desiderio, colmarsi la voragine della fame. Tanto fino al prossimo lancio per ricominciare. A volte però tornava a casa a secchio vuoto, utile per ritrovare quel mito su quel molo, l'emozione della pesca, il reclamare ciò che si sentiva suo di diritto. Il sole scende sciogliendosi nell'acqua, non sarà subito notte. Le silenziose tenebre e le spettrali ombre che come lunghe torri lentamente s'adagiano su luce e pensieri non avranno più momenti per farlo, e tutto sarà
tutta sarà un'immensa pace. Di notte le fantasie sono come le barche, ma queste hanno il mare per stare a galla. Di buon mattino, col sole ancora caldo, di un autunno appena giunto, un ragazzino che non sapeva nuotare si tuffa in mare ignorando l'acqua alta che lo ingoia fino alla pancia. Tira lì a pescare in santa pace, in tempo lo salva, rischiando egli stesso la vita. Lo lascia sulla battigia al respiro dell'aria e al cammino sicuro sotto lo sguardo di indifferenti e anonimi bagnanti. Per un po' quel ragazzino non potrà più amarlo quel mare. Di certo però amerà molto più la vita. Nelle domeniche d'autunno, né più se senza, e senza sole, i pensieri si lasciano andare a tristezza e nostalgia. L'umore declina per notti insonni e giorni dal cammino monotono e piatto, verso la campagna, o verso il mare si vorrebbe andare, correre a piedi nudi cercando il sole, ma soprattutto cercando la pace. Ma siamo bloccati. Non è possibile uscire come vorremmo. Ma accadrà prima o poi. Certo che accadrà. Ci sarà il giorno in cui anche i colori dei fiori e del mare e del cielo vedranno la luce dei nostri occhi così come vorremmo. Al momento ci sono giorni che ci si nutre di ciò che resta, di ciò che attiva il respiro e il cammino, e ci si sente sazi. In altri giorni tanto non basta. È necessario soddisfare quei bisogni che non si toccano con mano, ma ci sono, nati ancora prima della stessa carne. Sono quelli delle passioni, come l'amicizia, l'affetto, l'amore. Una volta d'autunno si incontrava l'amore, l'atmosfera più riservata, meno frenetica, il fresco che si respirava di primo mattino e la magia dell'imbrunire, ma anche il fascino misterioso di melodie romantiche cariche di tanta nostalgia. Il mare d'autunno sa dell'arrivo della tempesta, a riparo, a calma piatta, s'adagia sotto scoglio. È come se temesse l'irruenza del cielo, da cui tanto dipende per colore e vita. Inquieti gabbiani alzano voci nel soffio del vento, lasciano il volo uniti sull'arena, accovacciati a studiarsi l'onda. Nel porto comincia la danza delle barche, strette, a doppio nodo alla panchina. Sono ferite ancora vive, come quelle che portiamo dentro, vagheggiando anche noi in quell'attesa. Da ceppi contorti e rugosi e bruciati al sole, che non percorre più l'intero cielo a mezzogiorno. Grappoli d'uva, sospesi all'invito di mani alla raccolta, sono pronti alla vendemmia. Il terreno dal volto rugoso e fiero, senza l'impianto, cede il suo frutto con amore.
L'acino maturo del trappolo porta nel suo velo la dolce essenza del mondo, e da quel mutamento misterioso, da quel nettare fermentato è diventato vino, che il dolore diventa gioia, la tristezza allegria, come anche gli incontri in amicizie e amori. Eccolo l'autunno. Lungo il ciglio della via, lentamente lasciano i campi, su trattori dalle grandi ruote, facce rugose al saluto di un giorno d'attesa. S'alzano in volo stormi di aeroni riflessi sui pantani delle saline di Margherita di Savoia. E rosei fenicotteri, chini su quelle acque lasciate da sempre a seccare al sole. Il mare dall'altra parte spumeggia offeso, chiuso da dune a protezione, da quelle piatte distese di un bianco roseo di sale. I gabbiani reali riposano vattati, aspettando la festa. Domani, è certo, avranno in omaggio ben altri doni. Nei campi si elevano suoni e melodie, musiche e canti, voci intonate e festose. Nell'aria odorosa d'autunno, il nostro amato pittore Peppino di questa terra lasciò memorabili ricordi su tele che ancora oggi il mondo ne apprezza la bellezza d'arte. Animo. Portavo il piatto avvolto stretto in un panno alla vinicola Picardi, quando la strada ancora non sapeva di motori. Era il pranzo per l'altro lungo giorno, terminato a Turi, taglio e lavorazione della pietra di Trani, in via Ferdinando d'Aragona. Era mio padre. Pescate e consumate sul posto, una battuta, una risata e un tuffo in mare. Un giorno andò dall'amico in ufficio come faceva solito, ma non era la prima volta. Quella volta fu particolare, fu diverso. Le mani erano calde, il viso tirato, il sorriso forzato. Ancora per poco e poi starò bene, gli disse come volesse rassicurarlo. L'amico non dimenticò mai quell'incontro di quel giorno d'autunno. Affidò la rassegnazione alla fede, come tutti i suoi cari che ancora oggi lo ricordano. Cappello, fischietto e un gran sorriso. Era di ottobre, non un giorno qualunque. Stesso giorno del compleanno dell'amico. Che coincidenza, era il 15 di ottobre. Un lungo percorso portava alla parrocchia del Santissimo Crocifisso, passi lenti, andamento composto, un grande silenzio che nessuno scorderà mai, come l'omelia per un volo così precoce. Ogni tanto l'amico gli passa davanti, come tanti, gli porge un saluto, sfiora la foto con una carezza e un bacio e si allontana. Lui è sempre lì, il vigile dagli occhi azzurri, anche se è certo che scherza e ride ancora con tutti quelli che, come lui, sono stati chiamati direttamente dalla sofferenza alla luce e alla pace del cielo. Thank you.
In questa stagione il Camposanto si sposa l'autunno, non attende altro. Raccoglie anime sparse dalle tombe, ancora fumanti. Brucia lumini sotto labidi fresche. Congiunge le mani dove lacrime d'altri colmano dune di terreni incolti. Qualche fiore dalla corolla china rende omaggio alla tomba accanto, un piccolo rosario appeso alla croce di marmo fa da cornice ad una foto uguale a tutte le altre. Nella notte pipistrelli strani svolazzano con assordanti stridii tra le serpentine evanescenti dei fuochi fatui. Sono a caccia di falene stordite da uno sbattere impazzito sui marmi bianchi, sapendo d'essere prede. Michele, compagno di scuola, aveva le mani grandi e la faccia da uomo, ma rimase per sempre ragazzino quando, appena sedicenne, lo portò via la furia del fiume Ofanto. Oggi su quella parte quadrata di marmo bianco, una foto in bianco e nero riporta il suo sguardo che resta stampato nel cuore. Resta stampato nel cuore non solo di chi passa da lì e conosce la storia, ma anche di chi su quel giovane volto ugualmente legge la sua storia. Lascia un segno di croce e va via. Dall'altra parte, in prima fila, una tomba comune porta un nome molto comune, molto amato. Alcuni fiori, qualche ciuffo d'erba del posto, quattro marmi squadrati da contorno. E chi passa da lì non può non riconoscerlo. È impossibile. Si ferma e rammenta. Magari si chiede perché non una cappella di lusso. Ma che servirebbe? Lui resta e resterà per sempre nel cuore di tutta Barletta. Ancora verso il mare, in una piccola cappella, si intravedono foto sbiadite con lineamenti uguali, a conferma di uno stato di famiglia finale. Quelle più in basso, in bianco e nero, portano i segni del tempo. Le altre, più in alto, a colori stinti, hanno tutte lo stesso sguardo spento, come alcuni lumini consumati da tempo. Fiori finti si ostinano a dare colore ad una stanza angusta dalla luce soffusa e dall'odore di un silenzio sconosciuto. Ma le anime non dimorano più lì. Anche se ancora alcune portano i segni del corpo, vagando su pagine notturne sotto i grandi cipressi, guardiani finitamente assonnati. Sono anime che aspettano un segno di luna, o forse il segno di una benevola mano ignota, per liberarsi dall'ultimo peso e andare. In un angolo sperduto, un'anima impaurita mostra la sua presenza. Non sa che per 100 anni le sue ossa riposeranno nella nicchia a muro di marmo, per poi tornare anch'esse alla terra, nelle fosse comuni, con tutte quelle che non hanno avuto degna sepoltura. Ma cos'è valso? C'è un ritorno del corpo da cui nessuno può sfuggire, neppure quelli che sono sotto lustri tombe d'ottone ricamate, perché, anche se fossero d'oro, sotto sarà sempre terra. Totò l'ha ben detto nella sua livella. Thank you.
piccolo lumino a luce breve, poi si spegne ed è notte. Cosa sono 100 o più anni rispetto al tempo? Notte infinita e sublimazione del giorno, più luminosa della luce bianca, è il paradiso. Verrà il giorno in cui gli uomini non periranno più per fame o per dolore. Tutti saranno immuni da malattie e sulla terra vivranno in pace l'uno accanto all'altro. Sì, perché se non perisse più nessuno, non c'è capacità di capire. Ma quanti saremmo sulla terra? Ciò non toglie che nessuno ha diritto di procurare dolore e morte. Rosso eleganti uomini in nero, feretri allineati da parte a parte, cinque anime bianche nell'assoluto silenzio, solo applausi a ogni nome elevato dall'altare al cielo. Antonia, Matilde, Giovanna, Tina e Maria. Fu in ottobre quando nell'omelia l'uomo non distrugga ciò che è in Dio. Il pianto stringe uniti nel dolore, la preghiera allevia la sofferenza, l'ira si placa. Andiamo con loro, seguiamo l'esempio composto di chi ha perso la vita senza saperlo, perché adesso lo sappiamo. Hanno trovato la porta divina, non la sepoltura per mano di mura mal composte. Hanno trovato riposo nell'eterna gioia infinita, non la fine per ingiusto cammino. Hanno trovato la luce, non il buio, sulla vita crollato. Effigie di Madonna dello Sterpeto e due crocifissi intatti sull'unico muro rimasto intero veglieranno per loro in eterno. Dalle sue straordinarietà, capacità umane, dalla sua voce pacata, dai suoi gesti sempre educati e lenti, e poi i conti fatti a memoria, con una mente di matematica precisione e le scelte sempre giuste e mai discusse. Lui era un uomo buono. Anche a distanza di tempo, molti lo ricordano ancora.
Fu con suo padre Michele e tutta la famiglia ad avviare il grande sviluppo calzaturiero nella città di Barletta negli anni 70-80. L'ambulanza si fermò, spense la sirena e senza corsa tornò là dove si era tentato l'impossibile. Inutili furono gli sforzi dei sanitari. Il feretro, portato a spalla, più volte fu sollevato al cielo dinanzi al municipio, mentre un corteo numeroso si unì a cerchio e intonò a gran voce il suo nome. Riposano i suoi abiti impeccabili, le camicie bianche, la cravatta ultima moda, gli abiti eleganti con pantaloni dalla riga sempre garbata, le scarpe lucide. E poi la BMW che amava guidare la domenica sul lungomare di Levante e di Ponente. Sì, lui era davvero un uomo buono. Raccontavano storie di guerre combattute ogni giorno sui campi di battaglia. L'autunno porta tristezza anche ai folli che non hanno più coscienza. In quei manicomi erano fermi in una quiete come i pianti al vento, senza riflessione. Portavano sul volto un nome comune e nelle parole mozzate un rito sepolto. Lasciavano la luce del giorno e le notti scure con gli occhi che dormivano o non dormivano senza tempo. Alcuni stavano fermi, seduti su panchine di pietra fredda o sdraiati per terra. Stavano con lo sguardo di ghiaccio, colpiti da un sonno ignoto. Cercavano chissà cosa, senza attendere nulla, anche perché non sapevano più neppure cosa fosse l'attesa. Adesso vivono per strada e tutti portano lo stesso sguardo sul volto. Ma l'autunno è anche dei folli. Ma beati loro, che non sapevano neppure desistere, non hanno angosce e pene, non sentono il morso della dolorosa frusta sulla carne. Nella loro pazzia c'è l'ordine perfetto e la libertà assoluta. È però dubbio che per pazzia si possa morire all'insaputa o senza dolore. Nessuno può dirlo. Quegli irrequieti piangono nei manicomi criminali ancora oggi, legati a letti di ferro ossidati, e nessuno, pur sapendo, anche se guariti, li salva. Nessuno, nessuno. Le grida non sono diverse da quelle per sofferenze immane, inflitta sui corpi per folgorazione di una volta. Li chiamavano elettroshock, che non risvegliava le menti, ma le uccideva. Thank you.
l'estate di San Martino. La ricorda bene, piccolo alunno, col grembiule nero e fiocco blu, sotto un colletto bianco, seduto al primo banco di scuola elementare. La sua maestra sapeva raccontare ciò che non si scorda mai. La voce calda, calma, rassicurante. Ancora oggi, nel giorno dell'11 di novembre, ormai adulto e avanti negli anni, riporta quei ricordi in lui e sorride e ripete in sé ciò che dovremmo sempre tutti ripetere. Il sole torna comunque, nessuna tempesta è per sempre, tutto è temporaneo, eccetto la luce. L'autunno porge i suoi colori lentamente dissolti per passarli all'altra stagione, ancora più avara di luce, ma proprio per tale motivo saranno colori da amare nel tempo. Se così non fosse, la monotonia sarebbe una tomba per gli occhi e per la mente. L'autunno non si nasconde concludendo la sua fase alla prevista data di scadenza. Non risponde alle esigenze di nessuno e neppure di se stesso. Persevera a lungo anche nell'altra stagione, portando in confusione corpo e mente come abitassero in altre parti. Ma prima di lasciare spazio all'inverno, che saprà imporre passo tagliente e netto, eccolo l'autunno, l'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto, o si ama o si odia. Noi cerchiamo di amarlo, come dobbiamo amare tutte le stagioni. Perché soltanto amando le stagioni, che sono la natura, che siamo noi, possiamo amare noi stessi, ma soprattutto possiamo amare gli altri. Grazie. Maria Grazia Cazzillo e Gianni Fignani, bravissimi attori di questa mia terza parte. Ringrazio anche gli assenti, il professore Angelo Amorotti, che ha scritto la presentazione letta da Marisa. Ringrazio tutto Marisa. Ringrazio l'associazione Anni, il presidente Ruggero Graziano, e tutti i soci dell'associazione, ma soprattutto ringrazio tutti voi che avete sopportato questa mia esposizione e i miei pensieri, riportati anche nel libro. Vi aspetto per l'inverno. Grazie. Thank you.